Al congresso della Società Italiana di Torino Laringoiatria è presente anche nell'area espositiva l'Ediso Italia. Siamo con l'ingegner Nicola Spiacci, responsabile del marchio. Quali sono i prodotti che presentate e a chi vi rivolgete? Oggi presento il nuovo impedenziometro di Interacoustics per tutti gli operatori del settore, medici ed audioprotesisti. Si tratta di uno strumento molto completo che effettua analisi avanzate della funzionalità dell'orecchio medio, dei riflessi e della funzionalità tubarica. Ha un paio di caratteristiche molto importanti: lo schermo ampio a colori antiriflesso per una lettura dei dati sempre ottimale, e una presa sul retro e in HDMI per la proiezione dei risultati delle misurazioni su schermi ad alta definizione. Lo strumento avviene in due versioni: una versione base con le funzionalità più classiche dell'analisi diagnostica dell'orecchio medio e una funzionalità clinica avanzata che comprende anche una pompa manuale per un'indagine molto molto precisa del timpanogramma. Lo strumento è uno strumento Interacoustic ed è il nuovo modello del ben consolidato AT235, ormai presente sul mercato da diversi anni. Lo strumento presenta anche una innovativa sonda del nostro per effettuare l'indagine del timpanogramma comandando lo strumento dal manipolo e la cuffia per l'analisi contralaterale dei riflessi. In occasione di questo convegno abbiamo pensato di applicare una promozione, quindi un prezzo promozionale di lancio, quindi invito ancora una volta gli operatori del settore, medici e audioprotesisti, ad approfittare dell'offerta che sarà valida fino a fine settembre. Grazie. Dal punto di vista invece della vostra azienda, avete dei progetti in corso per il prossimo futuro? Quali sono le innovazioni su cui puntate l'attenzione? Allora, stiamo lavorando molto in ambito vestibolare, con strumentazione avanzata per l'analisi del nistagmo e del riflesso VOR oculomotorio. Inoltre abbiamo sviluppato e stiamo promuovendo un interessante stimolo per l'analisi a soglia dei potenziali evocati uditivi. È già brevettato ed è uno strumento molto potente per la valutazione, soprattutto nei neonati, nei soggetti che non collaborano, di quella che è la soglia uditiva. Quindi sì, abbiamo ambiziosi progetti di portare avanti in aree complesse e critiche, quali appunto vestibologia e potenziali evocati uditivi, la nostra tecnologia. Indicativamente quali sono i tempi di introduzione sul mercato? Allora, i prodotti sono già stati lanciati a fine sostanzialmente dell'anno scorso e il nostro, almeno lo spirito di Reviso, è quello di divulgare la tecnologia, una tecnologia più complessa all'interno del panorama italiano per coinvolgere appunto gli operatori di settore, soprattutto in questo caso medici e centri ospedalieri. E avete già avuto occasione di verificare l'interesse? Perché ad esempio a questo congresso di Torino Laringoiatri si è parlato molto di vestibologia, che è abbastanza una novità in questo ambito e è sicuramente una materia di interesse per gli specialisti. Abbiamo valutato i soggetti su cui agire per promuovere, quindi operatori specifici, sia in ambito appunto di vestibologia che di analisi frequenziale evocati, e dobbiamo dire che l'interesse è stato notevole, in quanto queste macchine nuove presentano caratteristiche esclusive legate appunto all'introduzione di tecnologia nuova sostanzialmente. D'accordo, buon lavoro, buon proseguimento. Grazie.